Buona domenica. Oggi, 9 gennaio, è la festa del battesimo del Signore. In uno dei brani più famosi dell'intero libro di Isaia risuona il grido della speranza: Consolate il mio popolo. La venuta del Signore, che i profeti avevano lungamente annunciato con i tuoni del giudizio e della condanna, viene ora proclamata invece in una luce di speranza e di festa. Dio permette la prova, ma non per sempre. La sofferenza, ma non senza fine. Il popolo dell'Antico Testamento ha lungamente sperimentato che la preoccupazione fondamentale di Dio non è quella di osservare un astratto principio di giustizia, ma di correggere, guidare, dirigere il suo popolo verso la pace e la benedizione. La potenza di Dio, infatti, non si rivela tanto nella distruzione e nel castigo, quanto nel perdono e nell'amore tenero e premuroso. Isaia lo annuncia presentando una corte regale grandiosa che per il suo arrivo pretende addirittura la creazione di una nuova strada, che strappa un grido a tutte le sentinelle della città per i trofei e le truppe che la precedono. Eppure, al centro del corteo, questo re non avanza come un guerriero tremendo, ma come un pastore mite che conduce con pazienza il suo gregge e porta gli agnellini sul seno. L'apparente contrasto tra potere e mitezza, fra giudizio e perdono, che caratterizzava il re messianico descritto in questa lettura di Isaia, è anche al centro del racconto del battesimo di Gesù nel Vangelo di Luca. Giovanni annuncia la venuta del Re Salvatore, il Messia, il Cristo, con i toni della potenza e della forza. Si tratta di un annuncio corretto, infatti Gesù stesso si definirà poi come l'uomo forte venuto ad incatenare il demonio. Luca ci parla delle folle attratte dalla predicazione di Giovanni Battista, che la sua parola potente ha trasformato da folle in un popolo nuovo pronto ad accogliere il Signore che viene. Questa impressionante forza morale del Battista, il suo gesto radicale di invito al pentimento e alla novità di vita, tutto induceva a pensare che fosse lui l'atteso, il forte, il potente inviato da Dio. Eppure Giovanni proclama che la potenza del Messia è molto più grande della sua. Egli sta al Messia come un servo al padrone, anzi, come l'ultimo dei servi, indegno anche di sciogliere il legaccio dei calzari del padrone. Il gesto profetico del Battista, il battesimo con l'acqua, scompare di fronte al battesimo nel fuoco dello Spirito Santo che amministrerà il Messia. E questa la traduzione migliore dell'espressione in Spirito Santo e fuoco. Il Messia battezzerà nel fuoco dello Spirito Santo. C'è un grande contrasto. Giovanni annuncia grandezza, forza, potenza. Eppure Gesù giungerà e si presenterà in mezzo ai peccatori, come uno di loro, con grande umiltà. Ritorna l'immagine centrale della prima lettura, la gloria del Messia, la sua potenza e la sua forza
si rivelano nell'umiltà, nella semplicità, nella debolezza di un pastore che sta in mezzo alle sue pecore e si carica sulle spalle le più fragili, le più deboli, le più ferite dal male e dal peccato.